È una zona euro divisa in due con due monete, due euro effettivamente. Volevo chiedere se questo è ancora quello che preferisci e dare un po' di dettagli su Lei questo. parla dell'euro a due velocità. Noi abbiamo sentito ovviamente in questi giorni dell'Europa a due velocità, ma di cui i dettagli si conoscono pochissimo, quindi non conosciamo quasi nulla di questa Europa a due velocità. E infatti adesso scompare anche dalla dichiarazione che dovranno firmare i capi di Stato sabato. Ma sull'euro a due velocità, ovviamente mi rifaccio anche a tesi di premio, a teorie e tesi di premio no, di premi Nobel come Stiglitz, che parlava di una possibilità di rivedere l'euro cominciando a creare un euro a due velocità, ma ci sono varie alternative. Uno Stato sovrano è uno Stato che gestisce la propria moneta. Se i cittadini italiani dovessero decidere con un referendum di uscire da questo euro, ovviamente la prima considerazione che farà un nostro governo sarà proprio quella di capire se ci sono altri Stati che contemporaneamente stanno abbandonando l'unione monetaria oppure se si debba tornare alla moneta, alla lira, alla moneta sovrana. È chiaro che in questo momento tra vincoli europei e impossibilità di gestire la politica monetaria noi siamo ingabbiati, non abbiamo grandi possibilità di fare investimenti. Spero che si senta, sì. E sono Francesca Biglioti della televisione di Stato di Sanremo. Sono qua. Ah, ok, scusami. Mi ha ispirato una frase, mi riferisco al vicepresidente della Camera che ha parlato di paradisi fiscali che non sono più tollerabili all'interno dell'Europa. Volevo sapere a quali paesi si riferiva e nel caso specifico come commenta San Marino, se lo ritiene ancora un paradiso fiscale o no. Abbiamo Grazie. fatto un trattato con San Marino, l'abbiamo anche ratificato dal punto di vista parlamentare, su quello ci si è avviati verso una gestione un po' più etica anche di alcune politiche fiscali, economiche e di tassazione. Dal punto di vista invece di quello di cui parlavo io, quando parliamo di un tipo di tassazione equa, io rivolgo il mio pensiero prima di tutto ad Olanda, Irlanda e Lussemburgo. Tra l'altro, sulla questione del Lussemburgo c'è un conflitto di interessi ancora più grande perché il Presidente della Commissione europea è stato anche il Presidente, è stato il capo del governo, ministro, che è stato lì e che in Lussemburgo si è occupato di diciamo, come dire, implementare questa politica monetaria, questa politica fiscale. Quindi di questi sto parlando. Tobias Piller. Sono Tobias Piller di Frankfurter Allgemeine Zeitung. Quando dice che vuole aumentare la spesa, così senza i vincoli del fiscal compact, come convincerà i mercati che devono prestare ancora dei soldi all'Italia? Così i signori del Fondo Monetario, che di solito hanno i loro modelli, dicono a 120% PIL, debito PIL, si sta alla soglia di fallire. Solo nell'euro dicono si ha la possibilità di non fallire. Allora, da un lato, voi avete ancora possibilità di aumentare il debito e poi se non, chi deve pagare? Devono pagare anche altri paesi, la Germania, l'Olanda, la Svezia e così via. Grazie. Allora, prima di tutto ricordo le occasioni sprecate. Durante il governo Renzi 120 miliardi di euro in più di debito pubblico, quindi prima di tutto la grande frustrazione è cosa avremmo potuto fare con 120 miliardi di euro noi e cosa ci ha fatto l'ex presidente del Consiglio dei Ministri che li ha sperperati nelle sue operazioni di propaganda. Per quello che penso io è che se noi veramente vogliamo affrontare in maniera credibile anche il superamento del fiscal compact, dobbiamo prima di tutto fare la nostra parte, che si chiama spending review, eliminazione degli sprechi e riorganizzazione di una serie di macchine burocratiche del nostro paese che sono le sanguisughe. Noi abbiamo 10 miliardi di euro soltanto di enti inutili che in questo paese potrebbero essere riformati e crediamo di avere la credibilità sia ai tavoli internazionali ma anche di fronte ai fondi e agli investitori di poter dire: guardate, noi siamo stati gli unici in questi anni che dove abbiamo amministrato non abbiamo aumentato il debito pubblico, lo abbiamo diminuito. Ovviamente non sto paragonando l'Italia con un comune, ma vi sto dicendo che pensiamo di avere la credibilità per poter prima di tutto presentare un piano organico che ragiona a 10 anni e a 15 anni per questo paese, perché gli investitori hanno bisogno anche di certezze, non di un paese che cammina zigzag e brancola nel buio.
un piano di investimenti chiaro sia sulle infrastrutture, soprattutto quelle fondamentali, non sulle opere inutili, un piano fondamentale sull'energia. Il nostro piano energetico ragiona al 2050 per l'implementazione delle energie rinnovabili e l'uscita dai carbon fossili, e un piano chiaro anche su quelli che sono gli investimenti in sicurezza del territorio. E siamo il paese col più grande patrimonio immobiliare privato d'Europa, e quel paese deve avere la possibilità, attraverso incentivi, i suoi cittadini di ristrutturare energeticamente le proprie case. L'agenda 2020, probabilmente quando raggiungeremo il 2020, avrà mancato determinati obiettivi, soprattutto dal punto di vista dell'impatto ambientale e dell'impatto energetico. Noi vogliamo non solo rinnovare quei principi, ma rafforzarli. Questo significa cominciare a fare investimenti che consentano sviluppo di posti di lavoro, e quindi gettito anche dal reddito di lavoro, sviluppo di nuove imprese, maggiore economia reale e diminuzione delle diseguaglianze sociali. Vogliamo lavorare su un piano organico, che è il nostro programma di governo che stiamo approntando e che ovviamente sarà pronto prima delle elezioni politiche, ed è un piano di governo che è prima di tutto un progetto di paese a medio e lungo termine, e saranno coinvolti tutti i cittadini nella formazione di questo programma, anche perché dovranno essere loro a sorvegliare l'attuazione di questo piano a medio e lungo termine dell'Italia anche dopo il nostro governo. Salve, Giada Zampano, sono una freelance, lavoro per il sito europeo politico Europe. Volevo chiedervi, tornando sull'euro e sulla questione del referendum, per riprendere anche la domanda di Gavin, essendo il vostro progetto abbastanza ambizioso, avete bisogno di una legge costituzionale, avrete bisogno di una maggioranza forte in Parlamento per poterla portare avanti. A questo punto mi viene da chiedere qual è la vostra prospettiva di alleanza su un progetto del genere. Se avete una prospettiva di alleanza con la Lega, per esempio, che parla di sovranità monetaria, così come fate voi, anche se ha un progetto europeo un po' diverso, e su immigrazione ci sono delle differenze fondamentali. Io consiglio in generale a tutti quelli che mi chiedono e mi parlano di alleanze, coalizioni, di cominciare ad eliminare proprio questi termini dal futuro politico dell'Italia, perché qualora noi dovessimo essere, e spero, speriamo di riuscirci, la prima forza politica del paese alle prossime elezioni politiche, raggiungendo il 40% e quindi avendo un premio di maggioranza alla Camera, avremo un incarico di governo obbligatoriamente. Un incarico di governo che ci porterà a presentarci alle Camere e chiedere la fiducia. Una fiducia che si baserà su un programma, nessuno scambio di poltrone, nessun accordo su altri tavoli. C'è chi parla di voler fare di nuovo dirette streaming, tavoli. Noi abbiamo sempre detto una cosa: i voti sono in Parlamento, le forze politiche sono in Parlamento, e in Parlamento si discute. Non c'è bisogno di spostarsi su tavoli oscuri o meno oscuri fuori dal Parlamento. Il nostro approccio sarà semplice: patti chiari e amicizia lunga. Prima delle elezioni agli italiani ci presenteremo non solo con un programma di governo organico che rappresenta un progetto di paese a 15 anni, ma anche con una squadra di governo composta già da ministri e dal Presidente del Consiglio, che per la prima volta nella storia dell'Italia dirà agli italiani: non dovete solo votare, non vi troverete solo a votare una forza politica, ma anche la sua squadra di governo. Quella squadra di governo si presenterà alle Camere se dovesse vincere le elezioni, spero che sia così, e con quel programma chiederà la fiducia. Chi vorrà darci la fiducia potrà partecipare alla creazione di un'Italia differente, ma parteciperà nell'ambito del dibattito parlamentare, senza aspettarsi nessun tornaconto personale o di poltrona. Questo deve essere chiaro, perché se veramente vogliamo cambiare questo paese dobbiamo cambiare prima l'atteggiamento della politica. Il male della politica italiana è prima di tutto negli atteggiamenti, nella continua ricerca della scorciatoia, nella continua ricerca di una strada alternativa a quella maestra. Molti fanno la domanda sulla Lega, adesso fanno la domanda anche su un altro esponente politico di una forza derivata da una scissione in questi giorni. Io non penso che il movimento debba guardare a forze politiche specifiche, deve guardare ad un programma di paese, e poi chi vorrà partecipare, bene. Chi invece non vorrà assumersi la responsabilità di
votare contro una seria riforma fiscale, una riforma che aiuta le piccole e medie imprese, il reddito di cittadinanza, una seria legge anticorruzione, se ne prenderà la responsabilità davanti al popolo italiano. Buongiorno, Francis D'Emilio, Associated Press. Domanda è basata su qualche commento dell'onorevole Fraccaro. Avete le criticato mancanza di aperture nel politico, non si sa cosa succedono nelle stanze e il popolo che hanno votato non lo sa. In visto di questo, come si spiega che più di una riunione con Grillo non è stato fatto in streaming e chi ha votato per i 5 Stelle non sa cosa viene deciso? La seconda cosa, ha parlato di pochi paesi che secondo voi hanno un vero democrazia. Se sono così pochi, che si ci può dare i nomi di questi paesi? Grazie. Sì, molto spesso voi confondete la democrazia rappresentativa con quella democrazia diretta. Le ultime vicende a cui penso lei alludeva erano vicende legate alla democrazia rappresentativa. Da chi o a quale persona che dovrà rappresentare i cittadini in un comune o in un'altra istituzione, il Movimento 5 Stelle decide di dare il proprio simbolo e affidare il proprio simbolo. Questa è democrazia rappresentativa. La democrazia diretta è la possibilità del cittadino, una volta che ha individuato un suo rappresentante, di controllarne l'operato, con procedure che sono stabilite all'origine. E qui cioè parlare di temi, la democrazia diretta significa parlare di temi, non di persone. Ed è lì che funziona, perché se nella democrazia diretta ci mettete la strategia politica, allora diventa democrazia plebiscitaria e non funziona più. Dove funziona? Dove sono questi strumenti? Beh, guardi, il paese dove ovviamente la democrazia diretta si è sviluppata maggiormente dal 1870 è la Svizzera, ma ci sono quasi la metà dei paesi americani, non la federazione americana, ma gli singoli stati che hanno strumenti di democrazia diretta. Per esempio l'Oregon e alcuni paesi del Sud America stanno iniziando, come il Venezuela, a introdurre con distorsioni alcuni. Perché anche questi hanno bisogno, per essere efficaci, di caratteristiche, come una stampa libera, una discussione efficace. Ma il paese più rappresentativo, dove più si è sviluppata, è sicuramente la Svizzera, a cui noi guardiamo con attenzione, e altri paesi americani come l'Oregon e, per quanto riguarda la parte amministrativa come quella comunale, la California, dove invece non funziona la democrazia diretta a livello nazionale perché lì non c'è un controllo della propaganda perché è finanziata dalle multinazionali e quindi non funziona. Sono Dominique D'Anglade. Il punto sempre sul tema della democrazia del Movimento 5 Stelle. Nel Movimento c'è anche la figura del garante. Il garante l'abbiamo visto all'opera la settimana scorsa a Genova, ma l'abbiamo visto all'opera a Bruxelles quando c'è stato il tentativo di cambiare di gruppo per passare all'ALDE. Dunque vorrei sapere, per rimanere nell'ambiente europeo, che ruolo avrà il garante nella politica europea, o se c'è da immaginare la figura di un super garante europeo che potrebbe decidere un po' tutto da solo. Il garante del Movimento 5 Stelle è una figura che evita, che è stata creata, che è nata anche quasi spontaneamente nel momento in cui stesso è stato fondato il Movimento 5 Stelle, per evitare distorsioni nell'organizzazione interna del Movimento 5 Stelle. Quando poi i cittadini eleggono nelle istituzioni dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, i rappresentanti sono liberi nelle loro scelte, totalmente liberi nelle loro scelte all'interno di quelle istituzioni, perché sono eletti dai cittadini per prendere le decisioni all'interno di quelle istituzioni, sono totalmente liberi e il garante non interviene nei contenuti. Gli unici che possono intervenire nei contenuti sono i cittadini ed è lì che c'è la democrazia diretta. Siamo arrivati all'ultima domanda, purtroppo è appropriato forse che passa alla Russia. Elena. Sì, io sono Elena Puškarska, corrispondente Russia.
E la mia domanda, non penso che la Russia, i rapporti con la Russia saranno in agenda di festeggiamenti di sabato? E lei ha parlato che non vuole che questi festeggiamenti siano la passerella. In questa ottica sarebbe giusto di parlare anche in questo proposito, di questo argomento? Ma secondo me, ovviamente, noi abbiamo affrontato una parte dei punti, ma è chiaro che tutta la questione delle sanzioni o dei trattati che eliminano dazi ad altre economie o che chiudono o ci chiudono ad altre economie è un tema fondamentale. Io ricordo che questo è stato un anno da horror per i rischi che correva il Made in Italy a causa dei trattati dell'Unione Europea e anche quello precedente per le sanzioni alla Russia. Noi siamo contro le sanzioni alla Russia, siamo contro il TTIP e siamo contro i trattati UE Marocco e UE Tunisia, che sono trattati che stanno danneggiando il nostro Made in Italy e la nostra economia. Se vogliamo fare una riflessione a 360 gradi sui trattati e sulle varie sanzioni che ha istituito l'Unione Europea, ben venga, e cominciamo a pensare che il mercato unico doveva essere una grande opportunità, perché il mercato unico proteggeva, allargava i propri orizzonti al proprio interno, ma proteggeva soprattutto le proprie